4.0, l'innovazione, è arrivata in Toscana. Tecnologie di ultima generazione e alta formazione sono i principi dell'industria 4.0 al centro del protocollo siglato da Regione e Geoil & Gas. Altri due alloggi ERP consegnati alle famiglie. Si tratta di due dei 17 alloggi ERP ristrutturati col contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Firenze nell'ambito della convenzione stipulata tra Comune, Casa S.p.A. e la stessa Fondazione. Pistoia, capitale della cultura, sbarca in Europa. A Bruxelles un convegno, una degustazione e uno spettacolo dedicati alla città toscana, divenuta un esempio di progettualità e sviluppo. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. La Toscana scrive il futuro dell'industria. Nello stabilimento della Geoil & Gas è stato firmato un nuovo accordo con la Regione per lo sviluppo del territorio, alla presenza anche del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Vediamo. Una firma per scrivere il futuro dell'industria in Toscana, a metterla nero su bianco nell'ambito del progetto Industria 4.0 al Learning Center di Geoil & Gas Nuovo Pignone a Firenze, sono stati il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, quello di General Electric Oil & Gas Massimo Messeri e il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Il protocollo siglato servirà a verificare l'attuazione del programma Galileo, che prevede 600 milioni di investimenti per fare della Toscana un centro di eccellenza globale nella produzione di turbine. Tecnologie di ultima generazione, alta formazione e integrazione tra imprese sul territorio sono il cuore del progetto, primo passo verso l'industria 4.0 e definito dal presidente toscano Rossi il primo atto di politica industriale in Italia da decenni. È un investimento enorme per la Toscana e mi sembra che Industria 4.0, per quello che posso vedere, sia davvero il primo atto di politica industriale che da qualche decennio si fa nel Paese. Entro sei mesi saranno individuati in Toscana centri di ricerca, imprese e PMI da coinvolgere nelle attività del programma Galileo. Per il ministro Calenda, che ha visitato lo stabilimento di Geoil & Gas, si tratta di un'opportunità per far cambiare rotta alle imprese dopo il decennio di crisi. Il dato più preoccupante che abbiamo negli anni della crisi, insieme alla crescita della disoccupazione, è stata la diminuzione degli investimenti nell'industria, che è il cuore dell'economia italiana. Il protocollo siglato a Firenze ora servirà a dettare una roadmap dei prossimi passi da fare. Adesso ci impegniamo a creare tavoli di lavoro comuni, perché questi progetti, per assicurare che questi progetti vanno avanti nei tempi, nella qualità e nella forma che abbiamo deciso. Il protocollo prevede anche il tutoraggio per le imprese locali che si faranno avanti nel progetto. E adesso andiamo a Piombino per parlare dello sciopero degli operai a Aferpi. Hanno infatti risposto all'appello dei sindacati i lavoratori di Aferpi, che stamattina sono scesi in piazza per il corteo in partenza dal cavalcavia dello stabilimento della ex Lucchini di Piombino. A seguito della mancata realizzazione ad oggi del piano industriale, vogliamo denunciare che lo stabilimento si sta gradualmente spegnendo, hanno detto i sindacati. Manifestiamo in difesa del progetto Piombino, che deve essere salvaguardato a prescindere, così come configurato nell'accordo di programma del 2014. E adesso andiamo a Firenze, perché sono state consegnate le chiavi di 2 dei 17 alloggi ERP ristrutturati col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Vediamo. Consegnate le chiavi di 2 dei 17 alloggi ERP ristrutturati col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che lo scorso anno ha stanziato 300.000 euro per il recupero degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica distribuita nei vari quartieri cittadini. Altri 200.000 euro saranno poi stanziati per la ristrutturazione di nuovi appartamenti che saranno pronti per l'estate. Alla cerimonia di consegna delle chiavi alle due famiglie residenti a Firenze erano presenti il sindaco Dario Nardella, l'assessore al welfare del comune di Firenze Sara Funaro, il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, il presidente della Fondazione Comitato per le Case ad Uso degli Indigenti di Firenze Giovanni Fossi e il direttore di Casa Spa Vincenzo Esposito, che si è dichiarato soddisfatto per il grande lavoro svolto. Questi sono 17 alloggi che sono stati recuperati, ERP, che sono stati recuperati con i finanziamenti di Casa di Risparmio, un altro ulteriore alloggio, il 18esimo, quindi è quasi pronto. E poi, se posso dire, chiaramente siamo contenti anche per la qualità esecutiva, ora vedrete, dell'intervento. Quindi tutto bene, oggi è una bella giornata.
Le abitazioni, infatti, sono state ristrutturate dalla Fondazione Comitato per le Case ad Uso degli Indigenti di Firenze, che ha operato per conto della Fondazione Cassa del Risparmio di Firenze nell'ambito di una convenzione stipulata tra Comune, il gestore degli alloggi Casa Spa e la stessa Fondazione. Come spiegato, si tratta di ambienti di proprietà comunale che si trovavano già in condizioni decorose. Un traguardo importante, quello raggiunto dal Comune di Firenze, ma ancora non ci accontentiamo, ha così dichiarato il primo cittadino Nardella. Siamo a altri 17, con questo siamo a 535 alloggi assegnati dall'inizio del nostro mandato. Noi abbiamo un obiettivo ambizioso per i nostri cittadini, quello di arrivare a 1000 alloggi entro la metà del 2019. Questo grazie a nuovi complessi che saranno realizzati completamente, penso a Via Torreagli e a Via Schiff, e anche grazie alla riqualificazione di alloggi dismessi, come nel caso di oggi. Per noi poter consegnare una casa ad una famiglia è la più grande soddisfazione. E proprio il sindaco Dario Nardella si è dichiarato pronto a ricandidarsi per il secondo mandato nel 2019, ma esclude rimpasti di giunta. Andiamo a sentirci un breve estratto delle sue parole. Io credo che le grandi scommesse di Firenze siano così avvincenti e anche difficili che richiedono un governo di 10 anni, ma questo non dipenderà da me, dipenderà dai fiorentini se me lo chiederanno. Io ci sarò perché amo questa città e mi piace prendermi cura dei miei cittadini. Ecco, si parlava di un rimpasto di giunta, ma si fa o non si fa questo rimpasto? A parte la parola rimpasto, non mi sembra che non sia, come dire, all'ordine del giorno. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi, io per ora sono contento di questa squadra. E adesso andiamo a parlare della CNA Firenze, perché cresce l'occupazione nelle piccole e medie imprese. Si è infatti registrato un aumento di 2,5 punti percentuali su base annua del numero di occupati nelle micro e piccole imprese dell'artigianato fiorentino. È quanto emerge dalla fotografia fatta dal Centro Studi di Firenze per gli anni 2015 e 2016. Il direttore generale di CNA Firenze, Franco Vichi, ha dichiarato: la flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale appare la risposta più adeguata ad alimentare la domanda di lavoro delle micro e piccole imprese e dell'artigianato in una fase economica positiva che ha bisogno di consolidarsi ulteriormente. E adesso spostiamoci in Mugello, perché nel Palazzo dei Vicari di Scarperia è stato presentato il marchio del biologico Mugello nell'ambito del progetto integrato di filiera approvato dalla Regione. Vediamo. Si è tenuto in Palazzo dei Vicari il convegno sul nuovo progetto volto a realizzare un marchio collettivo territoriale del biologico in Mugello. Un piano per superare l'individualismo e creare una rete di collaborazioni e di sinergie tra le aziende che operano in regime di agricoltura biologica nel nostro territorio e nell'ambito di più filiere produttive, ovviando così alle problematiche inerenti alla produzione, ai mercati di riferimento, le opportunità di commercializzazione e la gestione comune delle risorse del territorio. Si possa dotarsi di un marchio che possa far sì che i nostri prodotti siano facilmente riconoscibili, siano valorizzati per la qualità intrinseca che questi prodotti hanno e quindi di conseguenza che anche il consumatore possa facilmente riconoscerli e apprezzarne la qualità. Molti i produttori presenti, mossi principalmente dalla volontà di sviluppare un concetto unico che comprenda le varie attività che vi gravitano attorno per lavorare su economie di scala e idee collettive più efficienti. Un raggruppamento per ora che vede 16 attività coinvolte, quindi un numero molto importante, sicuramente con degli appezzamenti di terreno che riguardano una buona parte del nostro territorio, e questo fa sì, insomma, che anche noi, membri delle istituzioni pubbliche, dobbiamo tenere molto in considerazione questi tipi di sviluppo, soprattutto in un territorio come il nostro che si caratterizza sempre per il paesaggio, per l'ambiente, per la manutenzione del territorio e quindi anche per la qualità del prodotto che da questo ne deriva. E penso, insomma, stamani mattina qui in Palazzo dei Vicari si sia avuto un buon esempio di volontà di valorizzare il territorio del Mugello, che richiede sicuramente un contributo importante di sostegno a parte delle amministrazioni pubbliche anche nelle future iniziative che verranno messe in campo sia sul biologico ma anche per ciò che riguarda tutto il settore agricolo e forestale. E adesso andiamo a Sesto Fiorentino, blitz dei carabinieri in una ditta di import-export allo Smannoro, dove erano state stoccate 1200 borse contrassegnate con falsi marchi per un valore di 30.000 euro. Il titolare dell'azienda cinese non era nuovo a questo genere di affari. Solo nel dicembre scorso all'uomo erano stati sequestrati 10.000 pezzi contraffatti, tra cui alcune borse con marchio Burberry contraffatto. Stavolta però la marca era diversa, Chanel. In compenso le borse, circa 1200, erano sempre tutte false.
E adesso voltiamo pagina perché prosegue la programmazione della rassegna Teatro e Musica del Relais Santa Croce a Firenze. Fino al 5 febbraio infatti andrà in scena lo spettacolo L'apparenza inganna. Vediamo. Un vecchio appartamento nel cuore di Vienna, due anziani fratelli, Karl e Robert, e un vecchio testamento della defunta moglie del primo. L'apparenza inganna, lo spettacolo teatrale, scritto da Thomas Bernard e diretto da Federico Tiezzi, andrà in scena fino a domenica 5 febbraio al Relais Santa Croce di Via Ghibellina a Firenze. Il capolavoro, scritto da Bernard nel 1983 e già protagonista dei palcoscenici teatrali negli anni 2000, è stato oggetto lo scorso anno di un nuovo allestimento, visto da una nuova dimensione, quella originaria, dove gli spettatori si trovano a stretto contatto con gli attori in una sorta di abolizione totale della cosiddetta quarta parete, permettendo così un diretto coinvolgimento emotivo. Un ritorno al passato, dunque, dove Tiezzi ha volutamente recuperato la primitiva soluzione scenica per raccontare la storia dei due fratelli alle prese con il testamento della defunta moglie Matilde, che curiosamente lascia in eredità la casetta dei weekend non al marito, bensì al cognato. Da qui si innescherà un meccanismo a catena che porterà il pubblico ad assistere ad una stravagante carovana di dispetti, sofferenze e richieste d'aiuto mascherate da aggressioni, il tutto nascosto dietro ad una pungente comicità. E adesso andiamo a parlare di Toscana Energia, che ha fatto il punto sui lavori di manutenzione e rinnovo della rete del gas a Firenze. Sentiamo. La società Toscana Energia ha presentato i numeri degli interventi messi in campo dal 2012 ad oggi all'interno della cornice di Palazzo Vecchio. Circa 30.000 metri di condotte sostituite, oltre 65.000 metri interessati da interventi di rinnovo bonifica e 13.000 metri di estensione rete per un totale di 131.000 metri di interventi sulla rete del Comune di Firenze. Questi i grandi numeri con cui si può riepilogare l'attività di Toscana Energia, presentati dal presidente e dall'amministratore delegato della società Federico Lovadina ed Edoardo Di Benedetto. Si tratta infatti di interventi tesi a garantire la massima efficienza al servizio di distribuzione del gas per un investimento totale di 81 milioni di euro. Ogni anno decine di milioni dal 2012 a oggi che sostanzialmente hanno comportato davvero un forte rinnovamento della rete e davvero una forte attività sul territorio. Insomma, è una delle poche aziende in Toscana e nel centro Italia che ha fatto investimenti del genere sul proprio patrimonio e sul proprio bene, quindi avere una rete efficiente vuol dire essenzialmente avere un servizio efficiente, vuol dire riuscire a garantire quel servizio anche in sicurezza, che nel nostro settore non è banale. Soddisfazione per il lavoro realizzato dalla società di fornitura gas è stato espresso anche dal primo cittadino Dario Nardella. Questo straordinario lavoro, che è cominciato sostanzialmente nel 2012, finirà nel 2018. Tutta la rete del gas di Firenze sarà completamente ammodernata ed è un altro passo in avanti molto concreto verso la città che cambia nell'interesse dei nostri cittadini. E adesso andiamo a vederci la promo della Tara che andrà in onda sabato alle 14. Buon pomeriggio, bentrovati alla Tara numero 17, una Tara che non poteva che essere dedicata al Festival di Sanremo. Albano c'è anche quest'anno? Albano ce l'abbiamo anche quest'anno, c'è anche Gigi D'Alessio. Io vedo un'Italia normalizzata, un'Italia alla Gentiloni, un vincitore alla Gentiloni. Ci aspettiamo grandi cose. I'm gonna let you come to me. I'm gonna let you come to me. I'm gonna let you come to me. E adesso al volo parliamo di telecomunicazioni, adesione all'80% allo sciopero indetto dai sindacati per la manifestazione regionale. In Toscana sono infatti 4.000 i lavoratori del settore. Hanno sfilato infatti per le vie del centro di Firenze con bandiere e striscioni per alzare la voce contro situazioni come quella di Almaviva. E adesso vi ricordo l'appuntamento di stasera, una puntata speciale di Telegram alle 20.35, dove Alessio Poggioni e Fabio Ferri ospiteranno l'ex vicepresidente della FIGC, Innocenzo Mazzini. Si parlerà infatti di calcio a 360 gradi, dalla Fiorentina fino alla Nazionale. Vi ricordo anche l'appuntamento alle 19 con T-Sport. È tutto dunque per questa edizione di Studio TG e a tutti l'augurio di una buona giornata.